Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questa nuova analisi. Allora, intanto il disclaimer è sempre bello, bello in mostra all'inizio del video. Non sono consigli finanziari, ma semplicemente la parte didattica, una sorta di studio, analisi sul grafico per comprendere meglio i procedimenti che io seguo quando decido di entrare o evitare di entrare al mercato. In questo caso oggi parliamo subito di Ripple XRP, quindi il disclaimer è bello chiaro, ve lo chiudo subito perché già mi ha stufato e andiamolo a togliere. Zoomando invece quello che è il grafico di Ripple, guardo verso l'alto perché ho il mio schermo in alto. Questa è l'analisi che ho fatto poco fa. Come vedete, c'è il contatto ripetuto con la media 45 periodi, media mobile semplice, non esponenziale né adattiva. È una media mobile che io reputo molto valida. Questo è un time frame H2, perciò ricordiamoci che se il grafico è fatto e letto su un time frame rapido, anche gli obiettivi devono essere gestiti in tempo veloce. Cosa importante quando si fa analisi sul time frame così veloce è quello di non farsi diciamo così, sopraffare dalle emozioni, ma di essere lucidi nel gestire la posizione. Come vi ho fatto vedere l'altro giorno, io reputavo e reputo tuttora fondamentale questa trend line, questa resistenza molto importante sui 0,57-0,58. Qualora venisse superata, potremmo parlare di inversione rialzista. Momentaneamente c'è un contatto costante con la media 45 che diventa una sorta di trend line dinamica, quindi che accompagna il nostro prezzo e ci fa dire aspettiamo ancora perché non è stata ancora violata come io giudico importante. In questo caso c'è una resistenza che si è formata preventivamente alla 57, ovvero la 55. Questa è l'analisi che ho postato poco fa sulla pagina. E se non conoscete la pagina, ovviamente è la omonima Malati per le Crypto, andatevela a vedere, dove pubblichiamo tantissime analisi, non solo video, anzi più che altro analisi grafiche fatte one shot per darvi anche modo di capire come si stanno mettendo i mercati. C'è anche il sito omonimo, quindi ecco, c'è tutto il repertorio possibile per non perdersi nessuna informazione. Insomma, Ripple adesso sta, come si sta stazionando in quest'area qui. Attenzione ai eventuale rottura di questa, non funziona la, ecco lì la segnata, perfetto, di questa trend line, mi va un po' rilento adesso, non capisco il motivo, perfetto, questo lo trovo in seconda. Allora, questo è un supporto importante per un time frame veloce ovviamente, quindi qualora andasse qui sotto penseremo addirittura di fare uno short rapido su Ripple. La mia sensazione è che si possa andare a provare a testare questa resistenza qui per poi dilungarci fino a 57. Ovviamente questo è un time frame, come vi dicevo, molto rapido, perciò non facciamoci troppi castelli in aria. Però una cosa è certa, che qualesse con forza questa resistenza potremmo parlare di inversione del trend rialzista anche su un periodo, diciamo, di breve. Questo è un periodo brevissimo, di breve vuol dire anche uno swing di 2-3 giorni, ok? Ecco, questo è quanto, ragazzi. Iscrivetevi al canale e intanto andatevi a scaricare la guida che è gratuita sul sito malatiperlecripto.com. Alla prossima videoanalisi con Fabrizio Ferri, il vostro analista tecnico dei mercati finanziari cripto in questo caso.